Quante continueranno a trasmettere fra un anno? Siete sempre sintonizzati su 88,5 Radio Radicale. Passo la linea a Emma Bonino che è in studio con noi. Senti Bonino, voi radicali avete sempre avuto dei rapporti in qualche modo difficili con la stampa e soprattutto con la RAI. Che cosa è cambiato con l'apertura di Radio Radicale a Roma e mi dicono in altre città piuttosto numerose? Sì, è cambiato evidentemente la possibilità, anche se in un numero limitato di persone, di riuscire a far sapere le nostre iniziative. Probabilmente, dico la stragrande maggioranza degli italiani che si informa giustamente tramite il TG1 o il TG2, continua a vederci come quelli pazzi, quelli dei digiuni, quelli folcloristici, quelli che fumano, quelli non so che cosa. Sicuramente la gente che riusciamo a raggiungere con le radio libere conosce, proprio perché per esempio diamo in diretta le sedute del Parlamento, conosce che per esempio il digiuno nasce alla fine di tutta una serie di iniziative parlamentari, di quelle tra virgolette serie, cioè di quelle tra virgolette istituzionali, e che quindi non è l'episodio folcloristico, ma è l'estremo uso della non violenza, no? Sicuramente, dico, questo l'abbiamo raggiunto intanto con degli oneri di autofinanziamento folli, e d'accordo, ma su un numero limitato di persone. Dico, il TG1 probabilmente in un'ora di grande ascolto raggiunge milioni di persone, non so bene, probabilmente i calcoli di 6 milioni te, 22, no? Il TG2 non so bene quanto possa essere, ahimè, o ai te, ma noi con Radio Radicale sicuramente meno, e anche con 10 radio radicali in Italia il problema è ancora quello. Posso stampa e regime, ma le colonne sonore, di nonché, anche se c'erano stati molti tentativi, no, mettiamo i Pink Floyd o mettiamo qualcos'altro di cosiddetto più